Tutto per la Calabria che davanti a sé ha una grande opportunità e una grande sfida, quella del PNRR, in termini di obiettivi strategici, nonché i fondi strutturali. Sono certa, così si è presentata, la vicepresidente Giusy Princi, indossando i panni di assessore al bilancio, che indipendentemente dalle posizioni politiche, daremo risposte importanti a tutti i calabresi. Da parte mia ci sarà massima collaborazione e la mia porta sarà sempre aperta a dialoghi e al confronto, ma massima apertura all'ascolto e alle proposte da qualunque parte provengono. Dopo la premessa e i ringraziamenti di rito, la Princi, durante la seduta del Consiglio regionale della Calabria di ieri, è passata ai numeri del bilancio regionale. L'ammontare complessivo della manovra di assestamento per il 2021 vale circa 20,1 milioni di euro. Questa disponibilità deriva in gran parte da risparmi di spesa, circa 17 milioni di euro, e in misura nettamente minore da maggiori entrate. 3,01 milioni circa. Il documento contabile, che ha natura esclusivamente tecnica, ha spiegato la vicepresidente, contiene quelle variazioni improcrastinabili necessarie a riportare nel bilancio i risultati del rendiconto 2020, oltre a poche variazioni necessarie per rafforzare gli equilibri del bilancio. Con il presente disegno di legge, la Giunta si propone di rendere conformi i dati di bilancio, quelli del 2020, approvati l'11 agosto 2021, andando a effettuare alcune variazioni per rafforzare gli equilibri di bilancio, tenuto conto che è ancora in corso l'attività istruttoria per il rilascio del giudizio di parifica da parte della Corte dei Conti sul rendiconto del 2020, che arriverà il prossimo 10 di dicembre. Infine, Giuseppe Princi ha sottolineato che il disegno di legge è assolutamente coerente con la linea dettata dal Presidente Occhiuto nella consapevolezza che la costituzione di politiche pubbliche e la gestione della quotidianità amministrativa senza adeguata attenzione al bilancio non possono che produrre effetti perversi. Con l'articolo 4 si dispongono le variazioni del quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese, nonché degli schemi di bilancio e dei relativi allegati, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, derivanti dal complesso delle norme contenute nel disegno di legge. Con l'articolo 5 si dispone in ordine alla copertura finanziaria. In conclusione, ritengo che l'impostazione del disegno di legge sottoposto oggi all'esame di quest'Aula sia assolutamente coerente con la linea dettata dal Presidente, basata sulla consapevolezza che la costruzione di politiche pubbliche e la gestione della quotidianità amministrativa senza adeguata attenzione alle politiche e agli equilibri di bilancio non possono che produrre effetti perversi, con grave danno per la stabilità economica finanziaria della Regione e quindi per gli stessi cittadini. La variazione di bilancio è stata approvata ieri a maggioranza con l'astensione dell'opposizione. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha svolto una breve informativa ad inizio seduta sullo stato dei conti della Regione, che rischiano di rappresentare un problema per il bilancio regionale. Ha richiamato il Consiglio al senso di grande responsabilità per giungere al più presto all'approvazione del documento contabile ed evitare l'esercizio provvisorio. Ha poi informato di aver partecipato a un'audizione presso la Corte dei Conti che riguarda la diga sul Menta. Nel 2021 il CIPE indicava un elenco di opere pubbliche in programma e non c'era il Menta. Poi venne pubblicata un'ulteriore tabella che indicava altre opere pubbliche considerate definanziate e non c'era la diga del Menta. Da allora c'è stata una lunga interlocuzione col MIT e alle nostre comunicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori non ha mai risposto. Recentemente il Governo ha segnalato che tale opera, dice ancora Occhiuto, doveva essere considerata come definanziata, e cioè creerà un buco nel bilancio regionale di circa 50-52 milioni di euro. Mi sono subito attivato e conto che il 10 dicembre, nel giudizio di parifica della Corte dei Conti, questo aspetto possa essere chiarito. Un governo regionale è più forte quando ha una maggioranza forte che lo sostiene e ha un'opposizione, in questo caso ha delle opposizioni che svolgono il loro compito con rigore, con decisione e impediscono al governo regionale e alla sua maggioranza di abbassare il livello della tensione. Quindi non vi chiedo sconti, non vi chiedo atteggiamenti compiacenti, vi chiedo solo di stare al passo con le sfide che la Calabria ci propone oggi.
e che insieme, ciascuno nella propria funzione istituzionale, dobbiamo avere il coraggio e la capacità di dimostrare ai calabresi che sappiamo vincere. Grazie.